Benvenuti a bordo ragazzi, come promesso oggi vi mostreremo il nostro sistema elettrico, nello specifico andando a vedere tutti i suoi componenti. Ma prima, sigla! Piccola premessa ragazzi, non siamo elettricisti, elettrauti, meccanici, quindi qualsiasi cosa sto per dire e vi dirò in questo video, prendetelo con le pinze. Abbiamo creato un sistema elettrico sulla base delle nostre conoscenze, che sono molto 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 basiche, dell'elettricità. Per creare tutto quello che starete per vedere nel video non ci vuole una laurea, sono delle nozioni abbastanza semplici, basta seguire adesso quello che sto per dire passo per passo e fare le scelte giuste. Quindi per chi non è molto pratico, diciamo, di queste cose, non abbiate paura, cercheremo di spiegare tutto nel miglior modo possibile e semplice possibile. Cominciamo quindi a spiegare tutte le componenti una ad una, cominciando col pannello solare. Cominciamo con la componente principale, pannello solare policristallino 250 watt. Abbiamo montato direttamente il pannello solare al roof rack con 4 viti e 4 bulloni, quindi è praticamente bullonato, non si muove più, e i cavi, che sono negativo e positivo, vanno direttamente, eccoli qua, in questo, dove sta? Ecco qua. In questa specie di tubicino che non è altro che un passacavi praticamente. Quindi i due cavi entrano, questo sistema qua permette il bloccaggio e quindi abbiamo dovuto bucare il van per poterli fare andare direttamente senza passare da fuori, perché molti hanno magari disposto i cavi che vanno fuori e vanno tramite il portellone, invece noi abbiamo deciso di bucare il van con una fresa e applicare questo aggeggino e infilarci i cavi dentro, il tutto fissato con del silicone. Il componente successivo dopo il pannello solare è il regolatore di carica. Eccoci qua all'interno, i due cavi che escono, il positivo e il negativo dal pannello solare, finiscono in questa presa qui, che è una presa Anderson, che è una delle migliori per quanto riguarda questi collegamenti, sistemi elettrici. La stessa presa del pannello solare, tramite una piccola prolunga, arriva direttamente al regolatore di carica. Il nostro è un regolatore di carica PWM ed è il più comune tra i sistemi elettrici di piccole dimensioni. Ha tre porte. La prima porta è collegata al pannello solare, infatti è scritto solar. La seconda alla batteria, e quindi altri due cavi, sempre un positivo e un negativo, vanno alla batteria. Una terza uscita è abbastanza superflua, non è molto usata, però se la volete usare è una 12 volt e ci potete attaccare una lampadina, un qualsiasi apparecchio a 12 volt. Vi starete chiedendo perché il pannello solare non può collegarsi direttamente alla batteria? Perché deve passare per forza per un regolatore, questo è un regolatore di carica, quindi l'energia solare deve passare assolutamente prima per questo regolatore, perché immagazzina l'energia del sole, quindi dell'energia solare, regolandola, quindi portandola a 12 volt nella batteria. Il display non fa altro che comunicarvi il voltaggio in ingresso, il voltaggio in uscita di quello che entra, diciamo, nella batteria, e poi tramite i pulsantini si possono vedere altre cose, tipo la temperatura, qui mostra, poi cliccando vi segna la carica avvenuta finora, o finora ha caricato 61 ampere, e poi abbiamo altri dati per chi si vuole andare a studiare, diciamo, c'è anche il manuale, ma a noi non interessano più di tanto. Quello che ci interessa è la pagina principale, che è questa, che indica il voltaggio attuale del pannello solare, di quanto sta caricando, e questa è la carica, diciamo, della batteria. Ovviamente qua, non abbiamo detto, ci sono due porte USB, quindi nel caso si vogliono utilizzare si possono inserire due apparecchi, diciamo, che vanno a 12 volt e si accendono tramite questo pulsantino qui, si accendono anche i LED verdi e quindi funzionano, sono accese. Piccolo resoconto prima di continuare, abbiamo detto positivo e negativo del pannello solare arrivano al regolatore di carica e dal regolatore di carica, sempre positivo e negativo, arriva la batteria. Quindi adesso spiegheremo la batteria. Praticamente dovete vederlo come il vostro serbatoio di energia, è qui che viene immagazzinata tutta l'energia che poi vorrete utilizzare per caricare i vostri apparecchi elettronici. Come dicevamo, quindi dal regolatore di carica, presa Anderson, che arriva direttamente ai poli positivo e negativo della batteria. La nostra è da 120 ampere
ed è una deep cycle battery, quindi a ciclo continuo. Anche la scelta della batteria è essenziale in base a quello che volete, ai costi e tante altre cose, ma ne parleremo in un altro video. La batteria è all'interno e tutti i collegamenti di qualsiasi cosa riguarda la batteria è al suo interno. Ora che abbiamo immagazzinato tutta la nostra energia nella batteria, non ci resta altro da fare che usare questa energia. Come? Con l'inverter, perché molti apparecchi purtroppo necessitano della 220, che è la corrente di casa. Non tutti sono a 12 volt. Quindi per esempio i nostri computer, il nostro drone, abbiamo bisogno del nostro carissimo inverter. Eccolo qui, componente essenziale per poter caricare la maggior parte dei nostri apparecchi elettronici come computer, drone e quant'altro. Il funzionamento è molto semplice, ha due ingressi, sempre un positivo e un negativo, qualsiasi cosa ha un ingresso positivo e negativo, sempre con una presa Anderson direttamente alla batteria. Inverter dal 1500 watt, e questo dipende sempre in base a quanti apparecchi avete da caricare in una sola volta. Noi giustamente, avendo abbastanza roba, abbiamo dovuto optare per qualcosa di grande, da 1500 watt per esempio, quindi dovete farvi bene dei calcoli, che poi vi faremo vedere anche nei prossimi video, e vedere quanti apparecchi avete, quanto consumano, e in base a tutti questi dati comprare l'inverter. Quindi cosa fa l'inverter? Non fa altro che convertire la 12 volt che riceve dalla batteria in una 220, in questo caso 240 addirittura, però vabbè, comunque a noi serve la 220. Quindi non si fa altro che accendere il pulsantino, parte il motorino ed eccola qua. Basterà semplicemente collegare una ciabatta alla presa di corrente australiana con un adattatore o quello che avete e il gioco è fatto, avete caricato i vostri apparecchi elettronici. Il sistema elettrico di per sé è concluso, però noi durante il nostro viaggio abbiamo avuto dei piccoli problemi con il frigo. Ora assente, collegato alla batteria con la 12 volt perennemente, giorno e notte. È successo che qualche giorno non bello pieno di sole, ma parecchio nuvoloso, non un giorno ma più giorni consecutivi, hanno reso impossibile l'utilizzo del frigo giorno e notte e hanno portato la batteria a ridursi drasticamente, quindi a doverci obbligare in un nuovo acquisto, ovvero l'isolatore. Come funziona questo apparecchio? Per comodità chiameremo la nostra cara batteria qui presente, batteria di servizio, mentre la batteria che usiamo per il motore è batteria motore. Non facciamo altro che collegare il positivo della batteria motore al positivo della batteria servizi tramite questa scatolina, al suo interno. Molto semplice da montare, ci sono anche le istruzioni per l'utilizzo, veramente molto semplice. Quando la batteria motore raggiunge i 13.3 volt, il circuito si chiude e quindi la batteria di servizio viene caricata, mentre il circuito si apre e quindi non passa corrente se la batteria motore raggiunge 12.8 volt. Quindi questo è veramente molto semplice come funzionamento, è un isolatore e ci permette, diciamo, di poter caricare la batteria di servizio anche nelle giornate nuvolose e quindi se non possiamo utilizzare a pieno il pannello solare. Quindi questo è il nostro sistema elettrico, davvero molto basico, però ci permette di essere completamente autonomi a livello quindi di corrente, di energia. Il nostro acquisto è stato intero, abbiamo comprato pannello solare, regolatore, batteria e inverter tutto insieme per comodità e per spendere il meno possibile. In un prossimo vlog spiegheremo più nello specifico, componente per componente, quale scelta effettuare in base alle esigenze personali. Spiegheremo le differenze tra, per esempio, inverter a onda pura, a onda modificata. Spiegheremo il regolatore di carica, se prendere un PWM o un MPPT. La batteria di servizio, se prendere una d'acido, una gel. Insomma, ci sono tante scelte che uno può fare per rendere il sistema elettrico più efficiente possibile. Se non ci seguite, ragazzi, è il momento per farlo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per seguire tutti i nostri aggiornamenti, sia riguardanti il van, sia riguardanti i nostri viaggi, il viaggio in Australia, perché siamo dei travelers e quindi spieghiamo le nostre esperienze di viaggio. Seguiteci anche sui nostri social, Facebook e Instagram. Fateci sapere se il video vi è piaciuto, se avete fatto anche voi un sistema elettrico del genere a casa o al vostro van, macchina o quello che sia. Siamo veramente molto curiosi di sapere la vostra. Condividete il video e fateci sapere ovviamente se vi è piaciuto e al prossimo vlog!